stavo guardando le abilità dei legami e c'è questa qui, Forgia Legami, che ci aumenta la velocità in cui i legami si formano. Costa solo 2, però c'è anche questa che aumenta di tutto il gruppo gli SP. Potrebbe essere utile, però prima puntiamo a questa, assolutamente. Prima possiamo aumentarlo, secondo me meglio è. E ci vuole un altro punto per avere legami plus plus. Io continuerei a puntare su questo per adesso. Tanto HP e SP per adesso, bene o male, penso che essendo all'inizio non ci saranno problemi. Anche questo qua delle maschere non sarà male, ma per adesso è saltabile. Io voglio puntare su questo. Quindi Joker, andiamo da Takemi. Forza. Ah già, giusto. Cerchio al posto della X. Ah, non mi abituerò mai. C'è anche Ryuji Han. Ma ragazzi, voi due, state uscendo assieme? Il ritorno del ladri fantasma è una cosa, ma mai nemmeno in milione di anni mi sarei aspettata di scontrarmi realmente con Alice. Ma dobbiamo fermarla prima che superi il punto di non ritorno. Occupiamocene il prima possibile, così da poter ritornare alle nostre vacanze estive. Vabbè, certo. Ehi, ecco, prendi, offro io. È una lattina di manta. È solo un piccolo aiutino per darti la carica. Brindiamo al nostro ritorno in azione. Potrei essere un tantino fuori forma al momento, ma mi risolleverò in un battibaleno. Grazie, Ryuji. Va bene, ciao Takemi. E ti pareva che non c'era. Era ovvio. Questa è la clinica di cui stavate parlando? Sì, ma c'è un avviso. Attenzione, chiuso per ferie. Parteciperò a una conferenza scientifica e sarò assente per tutta l'estate. Firmato dalla dottoressa Tai Takemi. Cacchio, pessimo tempismo. Almeno possiamo prendere le armi al negozio di software di Y, giusto? Al negozio di Central Street a Shibuya. L'ho visto mentre cercavo informazioni su Alice. Sì, esatto. Comunque prima andiamo a Shibuya, Phoenix. Viaggio veloce, premi questo per andare sul viaggio veloce, ok. E allora andiamo a Central Street. Oh guarda, Makoto Futaba, ciao. Come butta ragazzi? State facendo scorte? Io sto lavorando la mia modalità orde al momento. Tutte quelle ombre nella prigione stavano davvero iniziando a logorarmi. Magari mi ci abituerò di più osservando meglio le loro versioni nel mondo reale. Forse, vale la pena tentare. Bella idea, brava Futaba. Ancora non riesco a capacitarmi di quanto Emma sia utile. Giusto adesso mi ha assemblato un pasto intero, elencandomi tutti i valori nutrizionali, e mi ha persino mostrato dove comprare gli ingredienti. Non ho dovuto fare altro che chiederle cosa avrei potuto cucinare per cena. Non mi stupisce che la gente vada pazza per lei. Ma poi mi ricordo che è proprio questa app a permetterci di entrare nel metaverso, e mi vengono nuovamente i brividi. Eh beh sì, è strana quell'app. Io mi chiedo se c'ho ragione a livello di storia, nel senso, se è come ho detto io che Emma è una versione che ha sostituito poi Sofia, ma per adesso sono solo ipotesi. Pensavo di essere preoccupata per come vanno le cose in città, ma ora che so che tutto quanto fa parte di una prigione, e non voglio nemmeno considerare come tutte quelle persone siano ombre in quella prigione. Vabbè certo, Haru, tutto molto utile. Oh, ma guarda un po', il negozio è chiuso. Ah no, invece è la porta del metaverso. Esatto, la stanza di veluto. Potremmo farmi nuovamente comodi i suoi servizi. Farei meglio di andare a parlarle. Vabbè, andiamo prima da Lavenza allora. Visto che già ci siamo. Niente animazione, ma che tristezza. Benvenuto nella stanza di velluto. Gli ingranaggi del destino sono nuovamente in azione, avvicinandoti una volta di più alla sventura. La tua speranza può sembrarti il più piccolo dei semi, ma il suo potere un'incognita. Ma coltivando la potenzialità dentro di te, questo seme germoglierà e diventerà la tua forza contro la calamità. Farò le veci del padrone e veglierò su di te lungo il tuo viaggio. Il problema, dov'è Igor? Dov'è Igor, esatto? Conto su di te, Lavenza. Sì, condivido il sentimento. Come sai già, il tuo potere, come quello del Jolly, ti permette di evocare più di una persona. Offrendo le tue persone per l'esecuzione, sei in grado di fonderle in entità uniche e ben più potenti. È questa, ancora una volta, la chiave per sopraffare la volontà malvagia che sta diffondendo la distorsione. Data l'assenza del mio padrone, porterò a termine le esecuzioni con la mia personalissima attrezzatura da fusione. What? Sfortunatamente, ciò significa che non sarai in grado di sfruttare il potere delle persone che un tempo albergavano dentro di te. Sai che novità?
Tuttavia, questo viaggio farà senz'altro emergere il tuo potenziale se tratterai il meglio da ognuno dei tuoi incontri. Che intendi dire? Presto ti sarà tutto chiaro. Trickster, sei diventato ancora una volta il prigioniero del fato. Spezza le catene che ti imprigionano e riscatta i cuori delle genti, i loro desideri. Farlo ti guiderà sicuramente verso la speranza, che spaccherà l'imminente rovina. Lascia fare a me allora. Finché la tua volontà resterà salda, nemmeno io mi risparmierò di fornirti sostegno. Detto questo, passiamo subito alla fusione delle persone. Io non vorrei fondere però, perché non vorrei perdere Arsene in questo momento. Nella stanza di velluto puoi fondere o rafforzare le tue persone. Tornaci spesso e ti crea persone sempre più potenti. Fondi due persone per ottenerne una nuova. Devo farlo per forza, vero? Fondi le diverse persone del tuo possesso per creare una nuova persona. Per fondere persone il livello di gioco deve essere maggiore o uguale al livello iniziale di una nuova persona. Per consigli su come per fondere non mi interessa. Scegli la persona da acquistare. Abbiamo Jack O'Lantern? Davvero? Quando è che l'ho preso? Facciamo bicorno allora. Va bene. Scegli quell'abilità ereditare. Eredità di abilità. Non ci sono più le abilità quelle passive? Forse. Io farei questo per ora. Farei Racunda, giusto per assicurarmi un po' un bonus nel mio attacco. Abbassiamo la loro difesa e faccio più danno. C'è una nuova... Oh! Niente più ghigliottina quindi, eh? Oh, la Venza. Bella incazzata. Adesso vi ammazzo tutti. Oh no, ci sta per ammazzare, aiuto! E io vi ammazzo. Ste vergini di ferro incredibili però. Chissà se ci sono ancora gli errori di fusione. Sono bicorno, le motivazioni impure sono la mia forza. Prenditi cura di questa maschera per me. Chissà se ci sono ancora gli errori di fusione, nel senso... Ogni tanto capitava che una fusione andasse male. Chissà se succede. Hai attinto a un nuovo potere. Sì, lo vedo, grazie. Ah, mi costa anche farle le fusioni. Porca miseria. Puoi anche rafforzare le persone già ottenute. La potenza della maschera sarà fondamentalmente il processo di rafforzamento. Proviamolo subito. Ok, miglioriamo una persona. Potenziale persona. Spendi i punti di persona. What? Per far salire di livello la tua persona. Usando questo metodo il livello delle persone può salire solo fino al livello attuale di Joker. Ah, ok. Avanzando nella storia potrai rafforzare le tue persone in altri modi, oltre all'aumento di livello. Iniziamo scegliendo una persona. Sceglierei Bicorno, ma Arsène lo farei volentieri. Va bene, andiamo con Bicorno, visto che è un filino più potente in questo momento. E giustamente posso farlo solo di un livello. Sì, ma 500 per cosa? Ma ascolta, vai Arsène, fai tu. Arsène tra l'altro sale quasi di tutto. Questa è la tua scelta? Sì. Che bello che è Arsène. Fatto, la tua persona è cresciuta. Puoi ripetere il procedimento per far emergere altri poteri. Le persone possono essere considerate un tuo altro io. Facendole crescere, crescerai anche tu. D'ora in avanti, usa il rafforzamento con saggezza. Arsène ha imparato una nuova abilità, che è Tarunda, che fa temporaneamente ridurre l'attacco dei nemici. Va bene, grazie Arsène. Puoi evocare tutte le persone già registrate, pagando una commissione. Sì, questo già lo sapevo, grazie. Vediamo quanto mi costa Pixie per dire 1200. Guarda, essendo l'unico di fulmine in questo momento, io lo prenderei. La prendo solo perché c'ha l'abilità zio in questo momento. Quindi, la Venza, grazie di tutto. Già di ritorno? Sì, è ora di tornare. Ogni qualvolta avvertirai il bisogno di perfezionarti, vieni a farmi visita. Io sarò sempre al tuo fianco. Arrivederci. Oh, la Venza. Grazie. Ed eccoci qua. Ehi, ti sei incantato per un attimo. Sicuro di stare bene? Non vorrei che fosse il caldo o cose del genere. Il negozio di guai è proprio qui davanti. Entriamo, forza. Ma, allora, so che voi non lo sapete in base al mio gameplay, ma tecnicamente Morgana dovrebbe sapere di Lavenza. Perché non la vede? Bah, vabbè. Ehi, guai. Ovviamente non ci sei. Ti pareva. Aspetta, guai dovrebbe essere qui. Ma sembra chiuso. Il cartello chiusura temporanea sembra esposto da un bel po'. Gli hanno fatto chiudere il negozio?
Che facciamo? Non avere medicine è già un problema, ma senza Wai non abbiamo nemmeno le armi. Dobbiamo inventarci qualcos'altro. Raduniamoci per discuterne le Blank. Wow, che situazione. E questa è la situazione. Il negozio di soft air è chiuso. La clinica Takemi è chiusa per le vacanze estive. Dove troveremo armi e medicine ora? Che tempismo di merda. Non va bene, non possiamo tornare nel metaverso così indifesi. Immagino dovremmo trovare altri negozi. Sembra che ci vorrà un bel po' di tempo. Che c'è? Che succede? Avete un problema? Forse posso aiutare, se vi va, sarei felice di dare una mano. Oh sì, guarda qua Sofia. Ci servono scorte da portare con noi nella prigione. Sfortunatamente i nostri soliti fornitori sono chiusi. Questo influenzerà sicuramente sui nostri progressi nel metaverso. Sai se ci sono negozi adatti qui nei dintorni? Perché non ordinare le vostre scorte online? Potremmo, ma il tempo d'attesa d'ora tra un ordine e la consegna è davvero troppo. E poi alla nostra clinica riuscivamo a trovare medicine molto più efficaci di quelle su internet. Nessun problema, la rete ha tutto. Ryuji, vuoi qualcosa? Devo solo chiedere qualcosa. Sì, richiedimi qualsiasi cosa tu voglia. Ok, un lingotto d'oro. Sul serio? Non essere ridicolo. Oh, andiamo, stavo scherzando. Su due piedi non mi veniva in mente nient'altro, quindi... Ok, ci penso io. Attendere, prego. Pensi tu a cosa? Salve, consegna espressa. Che cazzo hai fatto? Sofia, cosa hai fatto? Cosa? Hai davvero ordinato un lingotto d'oro? Oddio. Wow. Beh, qualcuno dovrebbe aprirlo. Ryuji, questa è opera tua, aprilo. Cosa? Io? Ma ragazzi, è un lingotto d'oro, cioè nel senso, andrà tutto bene, dai. Cosa andrà bene? Merda, sarà probabilmente un falso o qualche giocattolo. Erano tutti... Ma dai, neanche l'animazione. Però vabbè, questo ci stava. Cazzo. Ma è autentico? Porca vacca, che cosa ho fatto? Cosa? Sì, non è possibile ingannare i miei occhi. Non c'è dubbio, è oro vero. È incredibile. È impossibile che sia vero. Wow, ora posso aprire la mia caffetteria più in fretta. Sembra quasi un sogno. Haru, ma tu sei ricca. Qual è il problema? Dobbiamo portarlo alla polizia. Subito. Oh, aspetta, ci crederanno se diciamo che l'abbiamo ottenuto così. È un crimine questo. Va tutto bene, ragazzi. Bene, questo ha risolto il problema. Come hai fatto? Hai fatto in fretta? Ottimo lavoro. Hai fatto in fretta. Ho trovato un venditore online che consegna espressa. Il tempo non è più un problema. Ma un intero lingotto d'oro? Dove l'hai trovato? Sul dark web. Esatto, Futaba, è tutto a posto. Non ho infranto alcuna legge. Le transazioni è stata effettuata tramite criptovaluta. Vi invierò una ricevuta per il rimborso. Ah, ci dobbiamo anche pagare. Dobbiamo pure rimborsarti. Quindi, quant'è che ti è costato? Almeno qualche milione. Restituiscilo. Mi dispiace, non ho capito. Restituisci quel maledetto coso. Salve, ritiro espresso. Grazie per aver scelto i nostri servizi. Meno male che se l'è solo ripreso. Ma ci avrà fatto venire di sicuro qualche capello bianco. Diamine, grazie tanto per averlo ordinato, Ryuji. Oh, avanti, come potevo sapere che ci avrebbe spedito un vero lingotto d'oro? Sapevo che la gente fa danni soltanto aprendo la bocca, ma qui siamo su un altro livello. Però il servizio in sé sembra fantastico, no? Con quella velocità è perfetto per qualsiasi cosa ci serva. Chiediamo a Sofia di procurarci qualcosa che possa tornare utile. Vuoi che lo faccia, Phoenix? Mi sembra perfetto, continua pure con le consegne. Mi sembra perfetto. Brava Sofia. Fatte. Ok, farò in modo di usare le consegne espresse. Il negozio di Sofia è ufficialmente aperto. Grazie Sofia, il tuo negozio ci sarà utile.
Beh, abbiamo avuto un po' di grattacapi, ma sembra che alla fine ci sia andata bene, no? Già, ora siamo decisamente a posto con le scorte. Non sappiamo cosa dovremmo affrontare nella prigione, però. Prepariamoci al meglio. Là, punti legame, a gratis. Azioni, a ritrovo puoi infiltrarti nella prigione, usare il negozio online di Sofia e accedere alla stanza di velluto. Avanzando nella storia avrai accesso ad altre funzionalità. Oh, meno male che hanno messo la stanza di velluto anche qui. Cioè, nel senso, ha senso la cosa. Vediamo il negozio che cos'ha. Ma dai, che bella l'animazione. Acquista arma, protezione, accessori e oggetti. Vediamo se ho qualcosa da vendere. La cover per cellulare, oh là. Abbiamo tre cose da vendere. Ok, vendi tutto. Vediamo le armi invece. Allora, abbiamo il coltello ribelle, il bastone normale, la spada del bandito, la frusta di cuoio, la katana, il tirapugni e l'ascia e lo yo-yo. Ok, io direi di puntare a potenziare noi in questo momento, ma non per cattiveria, ma perché saremo quello che sta più tempo in campo, quindi prendiamo un kukri e lo equipaggiamo. Le protezioni, beh, ci penseremo più avanti. Per adesso direi di entrare nella prigione. Restituisci qualcosa, Sofia. Vorrei mettere in squadra io, Yusuke e altri due. Non so chi, però vediamo. Bene, che l'operazione abbia inizio. Il nostro primo obiettivo è, dovrebbe essere la stanza del tesoro, vero? Percepisco qualcosa di simile a un tesoro. Di là, verso il 705. È lì che ti hanno preso quando ti hanno catturato, vero? Già, solo a pensarci mi incazzo. Quella stronza era così piena di sé. Quindi Alice si trova lì ora, eh? Sapete, un po' assomiglia davvero a un castello. Un castello governato da un monarca, devo ammetterlo, è pertinente. Quindi siamo diretti verso il castello. Sì, per me va bene. Questa prigione pullula di ombre, però. Guardatevi le spalle, mi raccomando. Ok, vi guardo le spalle. Il primo colpo di Sofia da ladro fantasma andrà alla grande. Non sappiamo quanto resistenza incontreremo. Sii pronta a sostituire i compagni di squadra quando necessario. Ottima osservazione. Attendiamo i tuoi ordini, Joker. Allora, cambiamo squadra. Facciamo per adesso una squadra un po' più gnecca. Facciamo Haru, Sofia, Morgana. Ed esploriamo un po' la prigione. E la Madonna, che salto incredibile. Quell'ombra era arancione. Attenti, sono davvero tantissimi. Vi ricordate cosa bisogna fare in certe situazioni? Attendere l'occasione giusta e aggredire alle spalle. Ma attenti a non farvi beccare. Ok, come faccio? Ecco, l'ha già fatto lui. Dietro a un nemico imboscata. Avvicinati al nemico da dietro senza farti scoprire e premi triangolo. Eseguire un'imboscata ti garantirà un colpo preventivo sul nemico, dandoti un vantaggio all'inizio della battaglia. Ah, ok, come sempre. Showtime! Allora, aspetta, con questo sparo devo un attimo ricordarmi. Staffetta, cambio personaggio. Esegui una staffetta con unità di direzionale. Usare la staffetta velocizza temporaneamente il caricamento della barra. Ok. Puoi anche usare analisi. Le informazioni sul nemico verranno visualizzate quando evochi una persona con R1, quando usi il terzo occhio con L2 o quando Oracle esegui una scansione. Ok. Tu sei debole al fulmine, stronzo. Beccatelo. Madonna, troppe cose a schermo succedono. 60 punti esperienza, benissimo. Ce l'abbiamo fatta, un'imboscata coi fiocchi. Ripristina gli HP a tutto il gruppo dopo un'imboscata. Assolutamente, non combattevo da un pezzo, eppure il mio corpo è già pronto ad un altro round. E tutto si semplifica quando li prendiamo alla sprovvista in questo modo. D'altro canto, se ci scoprono, prenderanno il sopravvento. Occhi aperti, quindi. Ok, allora devo fare attenzione. Direi di proseguire e di vedere cosa scopriamo. Navigatrice pronta a partire. Direi di usare il meno possibile le abilità che usano gli SP.
e di usare il più possibile invece magari quelle che usano gli HP, visto che con l'imboscata ci possiamo ricaricare se prendo quel potenziamento. Tieni premuto L2 per il terzo occhio, tieni premuto e usa il terzo occhio che ti permette di vedere solitamente invisibili. Poi usa il terzo occhio per verificare la forza del nemico, i più potenti hanno un'aura rossa mentre i più deboli un'aura blu. Usa questa informazione e scegli chi affrontare. Ok, allora dobbiamo dirigerci dove? Verso di là, però c'è un sacco di roba che possiamo visitare. Allora, tu sei blu. Showtime! Madonna, è tutto talmente veloce che veramente non so che cosa stia succedendo in tutto ciò. Fammi vedere una cosa. Uno, due. Ah, mi ricarica. Mi ha ricaricato i punti vita. Allora, cambiamo persona, mettiamo bicorno. Minchia, che caricata! Comunque le abilità... Oddio! Aia, merda! Dove sei? Devo ricordarmi che posso schivare. Non mi ricordo come, ma... Ah, già, con così. Ma stai fermo! Ma porca... Non... Devo ancora abituarmi alla cosa, ma... Devo imparare bene a schivare. Devo imparare bene le varie combinazioni di tasti. Devo imparare bene a schivare e a fare altre cose tipo scappare quando mi stanno per attaccare. Però per adesso già avere l'imboscata, secondo me... È un ottimo punto d'inizio. Anche perché, vabbè, adesso sono fatti tutti quanti per essere uccisi così facilmente questi nemici. Cioè, sono di basso livello e non danno nessun tipo di problema. L'unica cosa che mi confonde è quando i nemici sono troppi e non riesco a targettarli. Vediamo, abbiamo 6 punti legame in questo momento. Posso, per esempio... Di tutto il gruppo dopo un'imboscata riuscita. Ah, dopo, cioè nel senso quando la faccio. Ok, allora io continuerei a puntare su questo. Non me ne frega, scusami gioco, ma in questo momento se posso potenziare questo mi conviene. Aspettate, presenza di riflettori confermata. Riflettori? Fatevi individuare da uno di quelli, saranno guai se vi circonderanno in un nulla. Ci sono anche delle ombre di pattuglia, non mi sorprende, la sicurezza è stretta qui. Direi che un attacco frontale è da escludere. Vediamo se riusciamo a trovare un'alternativa. Ok, quindi dobbiamo allontanarci dalle luci, insomma. Ecco qua, attaccati e attaccati, perfetto. Altra scala. Ma dai, sistemi di sicurezza all'avanguardia e poi lasciano questi buchi proprio per farti passare. Ehi, guardate, forse possiamo entrare da lì. Fantastico, sfruttando quel percorso entrare nel castello sarà un gioco da ragazzi. Però lì c'è un'ombra. Ma ci sono altri riflettori, come faremo a superarli? Sono più piccoli di quelli di prima, perché non tentare di passare di soppiatto e basta? Ok, sembra un'idea, Skull. Possiamo farlo. Quindi... Direi di tentarla. E questo... Cosa? Cosa? Porca vacca! Puttana Eva, ma quelli sono dei minigun! Non possiamo proseguire. Sparano a qualsiasi cosa a tiro. Oracle, riesci a trovare un modo per disattivarli? Solo un secondo, sto analizzando. Sì, ci sono! La fonte che alimenta i riflettori si trova a sud di qui. A sud? E quale parte sarebbe? In realtà dovrebbe essere vicino a Maruka City. Deve esserci una specie di centrale elettrica laggiù. D'accordo, si va a Maruka City, muoviamoci. Oh no, dobbiamo tornare indietro, insomma, che gioia. La prigione assomiglia a Shibuya, ma la pianta non è identica. Temo che ci perderemo. Sì, mi sa tanto di sì. Già, dovreste tenere d'occhio la vostra posizione, o succederà di sicuro.
Tanto finché c'è la minimappa, cosa mi cambia? Le mappe della prigione non è composta da molte aree diverse. Premi E per visualizzare la mappa di ogni area. Usa le mappe per capire dove si trova il tuo obiettivo. Va bene, vediamo dove si trova il mio obiettivo. Qui sulla mia destra. Eccoci a Maruka City. Maruku. Maruko City è dritta di fronte a noi. Ve la segno sulla mappa. Grazie, Oracle. Quello cos'è? Aspetta, una sentinella. È un drone. Ah, che è stato? No, sarà stata la mia immaginazione. Oh, fantastico! Se quell'affare dovesse notarci, spunterebbero ombre pure dalle fottute pareti. Citazioni. Meglio evitare scontri frontali. È già abbastanza dura senza avere tutti in allerta. E se dovessero beccarci troppe volte, saremmo costretti a ritornare in un altro momento. Già, posso far esplodere quel pallone? Non lo so. Cerchiamo un percorso alternativo, magari uno da cui poter passare inosservati. Ma io volevo fargli un'imboscata in realtà. Cioè, non è che volessi fare chissà cosa, Morgana. Ah, io continuo a passare. Ciao, sono un drone. Anche qui c'è una sentinella. Mi sa che ci tocca farlo fuori. Sembra che non ci abbia ancora notato, però. Vuoi tirare giù quella caramella? Joker, pensi di poter tendere un'imboscata da lassù? Certo che posso. Imboscata parte 2. Triangolo mentre ti nascondi, imboscata. Dopo aver usato il guizzo fantasma per nasconderti, premi triangolo. Oh, finalmente. Finalmente, era proprio quello che speravo accadesse. E ora, assalto. Beh, è stato facile. Ce la siamo cavata la gara. Quello è un tesoro. Ok, allora, con calma. Oh, un forziere. Cazzo, sì, sbarazziamoci di quei tizi e apriamolo. Un attimo, quel forziere ha un sistema di sicurezza. Se il livello di allerta si alza troppo, non è possibile aprirlo finché non si calmano le acque. Se i nemici individuano troppe volte, niente tesoro per noi, ricevuto. Forziere della prigione, se il livello dell'allerta supera una certa soglia, intorno ai forzieri della prigione apparirà una barriera che ti impedirà di aprirlo. Facendolo abbassare il livello di allerta, sì, la barriera si verrà rimossa. Cos'è? Permette di scassinare forzieri di difficoltà superiore. Oh, fantastico. Quindi devo anche livellare per poter aprire i cavolo di forzieri. Benissimo. Aspetta. Al-Heia! Colpiscili. Perfetto. È talmente tanto veloce questa roba che ogni volta non capisco se i nemici ci sono ancora o sono finiti. Tarakukaja, perfetto. Andiamo avanti. Ok, ma scusa un attimo, giusto per capire. Ah sì, c'è anche un livello superiore qua, perfetto. Allora, proviamo a salire. Allora, dobbiamo raggiungere quella zona. È talmente diverso a livello di movimento rispetto a Persona 5. Talmente quasi libero, vorrei dire, che fa strano. Fa strano addirittura avere tutta questa libertà. Oh, guarda, delle papesse. Aspetta. Crepatevi voi per colpa di questa caramella, stronzi. Aia, che dolore, signorina. Sono morti tutti? Perfetto. Sono saliti tutti di livello, ottimo. Anche questa è stata fatta, proseguiamo. Dove dobbiamo proseguire? Di qua. Io continuo a muovermi col guizzo fantasma e loro continuano a fare le cutscene. Fermi! Maruka City è qui! Dio mio, anche la mia voce sta morendo. Intendi dall'altra parte di quello? Nemmeno io vedo un modo per aprire il cancello. Dire che ci serve un'alternativa. Che di che tipo? Dubito che riusciremo a scavalcarlo. In teoria sì, invece. Guarda lassù, se proviamo a salire da lì, quantomeno potremmo sfruttare l'altezza per individuare un modo di aggirare il castello. Buona idea, saliamo, dai. Penso che in realtà scalarlo sia proprio il meno dei problemi, credimi. Mi sembrava di aver visto dei Jack Frost per un attimo. Saliamo. Un'ombra, dove? Ah, forse quella? No, non penso intendesse quella. Ancora non vediamo cosa sta succedendo all'interno. Dobbiamo salire più in alto. Dov'è l'edificio più elevato qui intorno?
quello lì. Tombola, cerchiamo di raggiungere il tetto. Ricevuto, cambio di destinazione. Va bene, dovremmo riuscire ad avvicinarci seguendo quei palloncini. Insomma, con quelli possiamo attraversare i tetti. Ottimo, non facciamoceli sfuggire. Punti luminosi del terzo occhio. Alcuni punti si illumineranno quando usi il terzo occhio. Si tratta di in genere di nascondigli raggiungibili con il guizzo fantasma. Ok. Allora, con calma. Avevo visto... no, è troppo lontana, ok. E imboscata a questa persona. No, non è vero. I nemici potenti della prigione. Tra i nemici che puoi incontrare nella prigione potrebbero esserci ombre ben più potenti dei nemici normali. Queste ombre hanno nomi speciali. Sconfiggendo le ombre potenti otterrai più esperienza e ti assicurerai una maschera con, tra le altre cose. Perfetto. È una pixie grossa questa, insomma. Niente più, niente meno, però. Guarda, sono contento. Sono contento così. Eia! Scambio attaccante. Tasto direzionale durante le indicazioni. Cambio attaccante in battaglia. I tuoi compagni potrebbero proporre delle azioni. Premi il tasto direzionale corrispondente per sfruttare la staffetta. Ok, e non l'ho visto. Ho dato il cambio a Morgana. Azione di Mona, intro. Il combattimento fulmino. Mona usa movimenti rapidi per scatenare una raffica di attacchi speciali sui nemici. Puoi trasformarti nella Mona Mobile con triangolo. Consulta il tutorial e altri dettagli. Non vedo. Le azioni di Sophie. Premi quadrato triangolo con gli yo-yo di Sophie e ritornano per eseguire una presa perfetta che potenzierà i suoi attacchi. Consulta il tutorial. Troppe azioni da fare in troppo poco tempo. Da... aia, che dolore. Folgorazioni. Membri del gruppo affiliati a folgorazione hanno una velocità di movimento ridotta. Puoi curarli con la goccia Amriamri e altri oggetti. Ok. Aiuto, sta per morire Sofia. Posso curarmi? Sì. Curiamoci. Azioni di Noir. Tutti, scusate se sono zitto, ma sono concentrato sulla... perché troppe robe succede. Tutti gli attacchi di Noir possono essere stesi tenendo premuto triangolo. Cerca occasioni sicure e poi moltiplica i danni. Consulta il tutorial. Ok. Abbiamo vinto, quindi. L'abbiamo uccisa. Beh, perfetto, no? Direi che questa operazione è riuscita alla grande. Mi piace il fatto di poter usare gli altri personaggi, comunque. Vabbè, posso... anche gli altri possono usare il terzo occhio, beh, giustamente, ma perché... è contestualizzata la cosa. Non posso farti... oh, no. Minchia, che dolore. Ah, era questo il senso di mantenere un attacco? Dio mio. Sonno, oh no. Benissimo. Vabbè, però almeno dal sonno ti puoi curare in modo veloce. Dal sonno ci si può curare in modo molto più veloce che nel gioco normale, dai. Almeno questo. Aspetta. Ah, siamo arrivati, perfetto. No, il nostro piano è qua sopra, perfetto, dobbiamo arrivarci. Mi piace questo cambio di visuale, comunque. Ok, aspetta, c'è un forziere. Dove? Dov'è il forziere? Sarà su uno dei piani più alti, probabilmente. No, eccolo qui. Tutta roba da vendere, perfetto. Grazie, Haru. E ora proseguiamo. Ed eccoci arrivati. Eccoci qua. Mi piace come stile di combattimento, Haru. È molto più veloce, cioè nel senso di come mi aspettassi.
Mi aspettavo uno stile più lento e molto meno efficace, invece devo dire che ci sta. Ci sta come, come stile di combattimento, attacchi pesanti ma di quelli proprio che menano forte. Wow, che panorama, eh? No. Ehi, cos'è quella cosa simile a una gabbia per uccelli laggiù? C'è qualcosa che brilla al suo interno. È il tesoro? Potrebbe essere il tesoro? No, non sento che è un tesoro. Sembra identico, ma in realtà è qualcosa di completamente diverso. Emette dei segnali molto intensi e anche connesso ai riflettori. Se lo prendiamo, credo che toglieremo corrente ai riflettori. Davvero? A quanto pare, quello è il nostro prossimo obiettivo. Avanziamo verso la torre. Ma come facciamo a salire lassù? Non credo di vedere qualcosa che somiglia a un'entrata. Caliamoci dall'alto, entriamo dal basso, sfondiamo tutto. Caliamoci dall'alto, entriamo dal basso. Bel piano, Joker. E come? Sotto di noi c'è un canale sotterraneo, ricordate? Oh, giusto, bella trovata. Alice ci aveva scaricati lì, torniamo sottoterra. Anche a me sembra l'idea migliore, facciamolo. Dovremmo fare in fretta. Perfetto, quindi dobbiamo tornare indietro, insomma. Stiamo facendo avanti e indietro per tutto il percorso, insomma. Ok, si scende. Cazzo, è stato velocissimo la discesa. Perché la risalita non è stata altrettanto veloce? È tutto troppo caotico in questo gioco, veramente. Faccio fatica a capire tutto quanto. Puoi fuggire da uno scontro correndo verso la barriera Keep Out blu e i confini dell'arena. Ok, no, non mi interessa scappare, tranquillo. Se dovessi scappare, come facciamo a livellare poi? Mi sto infilando in una zona a fondo chiuso. Può essere che qui ci sia un nemico forte? Beh, non è forte, ma mi sembra sospetta la cosa. Imboschiamolo. No, non era per niente un nemico forte. Però era sospetto, dai. Era sospetto, era l'unico chiuso in questa arena. Perfetto, è stato più facile di quanto mi aspettassi in realtà. Una sciarpa di seta, perfetto, qualcosa per Morgana, dai. Ok, proseguiamo. Quella cos'è? Un momento, percepisco qualcosa nelle vicinanze. Qualcosa? Che genere di qualcosa? È uno spazio collegato a un altro luogo. Ehi, Sophie, hai ragione. È come se lo spazio di questo punto non fosse stato distorto e collegato all'incrocio. Cioè l'incrocio da cui siamo entrati inizialmente della prigione. Perciò utilizzandolo riusciremo a tornare all'entrata. Potersi spostare tra la prigione e il mondo reale ci renderà quantomeno più semplici i rifornimenti. Ci sono, lo chiameremo checkpoint. Forza, fateci un giro per registrarne i dati. Ok, ci entro subito. Mentre esplori la prigione incontrerai dei checkpoint. Accedere al checkpoint lo registrerà. Perfetto, sono i save point, insomma, niente più niente meno. Maruku City è stato registrato come checkpoint. Farei un cambio di squadra. Metterei al posto di Sofia, mettiamo Makoto. Anzi no, sì, Makoto, dai, va benissimo lei. Perfetto, andiamo. Ok, allora dobbiamo andare a 120 metri da qui. Oh guarda, un altro checkpoint, neanche a farlo apposta. La stazione di Shibuya, uscita O. O uscita 0, non lo so. Allora, facciamo... Oh là, questo è rosso, aspetta. Quello lì è rosso, però... Oh là, ecco perché è rosso, aspetta. Tu a cosa sei debole? Al fuoco e al fulmine. Benissimo. Avrei dovuto mettere Ryuji a saperlo. Aia, che dolore! Beccati qui. Oh no, ho finito gli SP. Ma che palle, smettila di atterrarmi. Congelamento, benissimo. Joker,
Cazzo, sta tizia è forte comunque. Benissimo, sono stato atterrato. Oh, non peraltro era forte sta tizia, Ma che... Cioè, è potentissima! Dove sei? Ma dai! Ma come mi ha colpito ancora? Perfetto, le azioni di Queen... Minchia, ma fa malissimo sta tizia, Che palle, è rimasta solo Haru. Dove sei? Ma dai, è l'ultimo colpo, è morta Queen. Minchia, è stato un massacro poco fa. Perfetto, guarda. Beh, guaritevi tutti, per favore. E rimettiamo Joker, va. Dio mio. Forse devo fare più attenzione a come vanno le cose. E qua ti devi impegnare a ricordarti anche che tipo di persone stai usando. Devi ricordarti che persone stai usando e quali sono i loro, diciamo, punti forti. Uno, due. E Fadia. Perfetto, così abbiamo abbattuto il bicorno. Questo gioco non si può prendere purtroppo alla leggera. Cioè, nel senso, c'ha molti comandi molto più veloci, ovviamente rispetto a un Persona 5. Però nel senso, devi ricordarti i tasti. È come giocare più che un Persona 5, più che un gioco a turni. Devi ricordarti i tasti di Tekken, in pratica. Devi ricordarti tutta la combinazione che serve con che personaggio stai usando. O come Smash, in sostanza. Ti devi continuamente ricordare cosa stai facendo e con chi.